Signore e signori, siete collegati con il Palazzo dello Sport di Milano, dove oltre 10.000 persone assistono alla finale di Coppa delle Coppe, una finale di tutta Italia. Il trofeo resterà in Italia comunque per il quinto anno consecutivo. Vedete che il regista Le Donne vi dà un totale del pubblico e vi mostra adesso il punteggio dell'incontro, che vede prevalere la Emerson 45-38 dopo 20 minuti di gioco di questa partita molto equilibrata all'inizio, poi viceversa ha visto un prevalere della formazione varesina, specialmente efficace con Sils e con il solito Mors, sempre inesorabili dalla media distanza. La partita comunque è ancora aperta, perché ci sono nelle file della Gavetti Cantù Riva, il giovanissimo Riva, e Martorati, molto efficaci di mano calda dalla media distanza. Intanto viene consegnato un premio molto importante, il premio dell'uomo chiave, che è per il miglior play del campionato. Il premio dell'uomo cabe della Clark è andato ad Antoni l'anno scorso, del 1979, è stato consegnato a centrocampo tra gli applausi del pubblico, che ha naturalmente salutato il beniamino della formazione milanese. Vedete ancora un totale del campo, il campo che fa un'ottima impressione con la sistemazione delle grandi tribune gremitissime dietro i canestri, che ha quindi un ambiente più cestistico del solito, un ambiente più raccolto, più chiuso, che permette di gustare meglio lo spettacolo di alto basket che queste grandi squadre hanno fornito. Vedete che le chiazze delle aree in blu spiccano sul legno del parquet tirato a lucido con la lacca usuale di queste partite. Sono già in riscaldamento le formazioni che giocheranno nel secondo tempo. Vi do i punteggi parziali dei primi 20 minuti. Ci sono per la Gavetti di Cantù 6 punti di Smith, 4 di Flowers, piuttosto sottotono, 12 di Riva, molto efficace dalla media distanza, molto preciso, 8 punti di Martorati, 2 di Gergati, 6 di Bariviera. Per la Emerson 3 punti di Colombo, efficace in entrata, 10 di Mottini, che è la rivelazione di questa serata, Mors 12 punti, 2 Meneghin, 4 Cararia, ben 14 di Sils, che ha una sequenza felice di 3 canestri consecutivi al termine della prima tornata. Ma ho vicino a me Dan Peterson ed è a lui che chiedo, Dan Peterson, allenatore del Billy, a lui che chiedo un giudizio su questa prima parte della partita. Ovviamente l'Emerson ha dominato nei rimbalzi, Aldo, e questa è stata per me la chiave, e la Gavetti si è trovata in un tempo un po' negativo nel tiro da fuori, credo 18 su 39, invece l'Emerson 21 su 38, ha tirato benissimo. Le due squadre hanno giocato difese diverse, Emerson sempre a zona 2-3, la Gavetti 19 minuti con la difesa individuale e un minuto alla fine con la zona 2-3 e nell'assenza di Flowers, che ha caricato di 3 falli. In effetti la difesa della Emerson, difesa zona, difesa imperforabile, difesa schierata a muro, ha un po' opposto un baluardo invalicabile all'attacco della Gavetti, che non ha dei grandi tiratori, anche se questa sera ha trovato abbastanza efficaci Martorati e Riva dalla media distanza. L'incasso è superiore ai 38 milioni, incasso delle grandi occasioni del basket, il basket che ha avuto domenica nelle 4 partite dei playoffs ben 90 milioni di incasso, il basket che attraversa indubbiamente in Italia un momento molto felice. Ci sono ancora qualche minuto di riscaldamento prima dell'inizio del secondo tempo, 7 punti di ritardo non significano ancora partita decisa. Indubbiamente la Emerson ha mostrato qualcosa di più nell'inizio e nel finale del primo tempo, ma la reazione della Gavetti dice che la formazione canturina non si mostra ancora totalmente battuta contro gli avversari. Ancora minuti di riscaldamento, arbitrano i signori Arabajan e Fernandez. Arabajan è della Federazione Bulgara, è uno dei grandi fischietti internazionali, uno degli arbitri che hanno diretto ad esempio la finale delle Olimpiadi di Monaco, molte finali di Coppa dei Campioni, mentre ancora il regista Le Donne vi mostra il successo di pubblico di questa manifestazione. Il suo collega Fernandez è uno dei migliori arbitri della nuova generazione, è spagnolo ed è stato indubbiamente suo valido partner in questa circostanza. Le immagini vi giungono dalla squadra esterna a tre colori di Milano, col capotecnico Giovanni Lovisolo, che coordina tutto il lavoro per la regia del regista Le Donne. Ed è un derby in famiglia per quanto riguarda, questa è una curiosità, questo è un particolare così folcloristico, diciamo, è un derby in famiglia per quanto riguarda i massaggiatori delle due formazioni sono i fratelli Galeani, una specie di derby Galeani, dicevano per il derby Galeani, guardate quanta gente si è spostata da Cantù e da Varese per assistere a questa grande manifestazione. Ma adesso siamo già
all'inizio del secondo tempo sono entrati sul terreno i due arbitri, vedete adesso gli ufficiali di campo, vedete le squadre che continuano ad effettuare i tiri di riscaldamento, ci sono naturalmente tutti i giornalisti specializzati, sono venuti anche dall'estero, ci sono i fotografi e le squadre della ripresa cinematografica. Ancora qualche istante e poi si riprenderà a giocare. In questo momento è inquadrata la formazione di Cantù, che domenica, ma non su questo campo, sarà di scena a Milano contro la Billy. Ancora una domanda a Peterson, che è spettatore interessato, perché questi sono i suoi prossimi avversari. Scommetto che farai la zona anche tu, cosa ne dici? Ma noi, Aldo, come sai benissimo, facciamo tutte le difese ogni domenica, e certamente un po' di zona faremo anche contro la Gavetta, lo sanno loro, lo sanno tutti. Mi sembra che Flores questo momento, in questa serata, si sia mostrato fino a questo momento un po' sottotono. Ma anche se nel primo tempo si è trovato nella situazione negativa di falli eccetera, e anche del tiro, per me lui è un grandissimo, grandissimo giocatore, uno dei migliori americani del campionato, uno che corregge molti tiri, che non frega la palla dai compagni, che lavora in difesa, che becca moltissimi rimbalzi. E si va a cominciare, l'inizio del secondo tempo è prossimo, è presente Mr. Jones, il, diciamo pure una parola grossa, il santone della pallacanestro mondiale, presente Miss Ursula Frank, che è la sacerdotessa, per restare nell'immagine, della Federazione Internazionale, presenti il Presidente della Federazione Italiana, il Presidente della Lega, il Commissioner della Lega Avvocato Coccia, tutte le grandi autorità a questa festa autentica del basket italiano, che ha due squadre italiane nella finale di quella che all'estero è considerata una coppa non inferiore alla Coppa dei Campioni. E si sta per cominciare. Vedete che saltano al centro Sills, numero 15 in maglia bianca per la Emerson, Flowers, numero 8 in maglia rossa per la Gavetti di Cantù. E si è partiti. Maltorati ha controllato il primo pallone per Riva, la Gavetti è sul terreno, oltre a Maltorati e Riva anche Pariviera, Flowers e Tombolato che riceve. È a zona 2-3, la zona speciale molto adattata, ha rubato la palla proprio la zona della Emerson, Colombo aperto per Morse, ha ripreso il rimbalzo Morse, il terribile Morse ha segnato sul suo rimbalzo d'attacco. Morse è sempre inesorabile, grandissimo esecutore di ogni soluzione offensiva. L'attacco adesso della Gavetti, ha subito un fallo Flowers, è un fallo di Meneghin, è il secondo fallo di Meneghin su Flowers. Flowers al tiro libero, ci sono fino a questo momento ecco Flowers al tiro libero per Flowers, ha segnato adesso il terzo tiro libero di questa serata, 3 su 3 per lui fino a questo momento dalla lunetta, 4 su 4, ma è l'unica specialità nella quale è riuscito a svettare, impacchettato come si trova Flowers nelle maglie della difesa di squadra. Nel campionato italiano il 69% delle partite sono vinte dalla difesa zona, soltanto una minoranza dalla difesa individuale. Ancora bersaglio Mottini, sempre in vantaggio di 9 lunghezze la Emerson, 49 a 40. Questo impianto non dà purtroppo il segnale del tempo, è andato a segnare dalla linea destra del campo Tombolato, 49 a 42. Primi due punti per lui di questa partita. Lavora la palla Mottini, Morse ha subito la stoppata, Mottini va subito a replicare, è Mottini, come vi ho detto nell'intervallo, l'arma in più della Emerson questa sera, 14 punti al suo attivo. 51 a 42, gancio di Tombolato a bersaglio, gli italiani non sfigurano di fronte ai primatori stranieri in questa finale di Coppa delle Coppe. 51 a 44, 4 punti per Tombolato, ha rubato la palla la difesa della Gavetti, ma poi ha sbagliato a deviare la palla direttamente sulla linea laterale, c'è subito un minuto di sospensione chiesto dalla Gavetti per mandare sul terreno Smith, probabilmente, vi sarò preciso al riguardo, il primo piano dell'arbitro Fernandez Spagnolo, quando sono trascorsi all'incirca 2 minuti e mezzo. Perché, ripeto, l'impianto purtroppo non è dotato questa sera di alcun segnale per il tempo giocato. Ancora Peterson. Ma la Gavetti ha chiesto un minuto, secondo me, per cambiare difesa. Hanno provato
la difesa zona 2-3 all'inizio del secondo tempo con Smith in panchina. Adesso ritorna Smith in campo per Riva e vanno con la formazione alta per prendere in base. Vediamo se le giocano a uomo o a zona questa volta. Si riprende a giocare. Il punteggio è di 51-44. Sette lunghezze di differenza tra le due formazioni. In attacco la Emerson, lavora la palla Sims per Mottini, poi Colombo. Naturalmente il play titolare è stato Ossola per la Emerson, ma va ancora l'avversario Sims che sta giocando una grande partita, 16 punti al suo attivo, ha concluso avversario le ultime 4 conclusioni consecutive, Flowers molto nervoso, e poi Riva, dalla grande distanza Riva ancora, si conferma eccezionale lottatore, Riva 14 punti, 18 anni appena compiuti. È una grande realtà del basket italiano questo ragazzo. La difesa individuale della Gabetti tenta di alzare il ritmo della partita, Colombo su di lui è Mazzolati, Baritina su Sils, è riuscito a rifugiarsi in palla trattenuta Mazzolati su Colombo per la deviazione difensiva di Baritina sul pallone indirizzato da Sils a Meneghini. Si riprende con un salto a due, alza la palla l'arbitro bulgaro Arabajan, Colombo e Baritina, saltano Colombo e Baritina, dovrebbe prendere il pallone Baritina, così è in effetti, la rimessa comunque laterale è assegnata per infrazione di Colombo alla Gabetti che ha già iniziato l'azione d'attacco, non c'è un minuto secondo di sosta in questa partita, è andato a subire una stoppata Baritina, ma per sua fortuna il pallone è terminato sul fondo. Allenatore Bianchini forse rimanda in campo Tombolato. Ancora Riva, questa volta un po' forzato, ha dovuto portare il tiro, lo ha cercato con troppa insistenza. Era marcato il momento della conclusione, sempre 53-46 la situazione tra le due squadre. Vedete come gioca alto, come gioca fuori Meneghin. Ecco Colombo che lavora il pallone. Morse, su di lui è Smith, interviene d'anticipo Flowers, ruba la palla Sils, ma questo intervento di Sils non è regolare secondo me, adesso vediamo, e infatti c'è un fallo a Sils, eccolo inquadrato in primo piano del regista Le Donne, terzo fallo di Sils, Bruce Sils, americano al suo primo anno di milizia varesina, la formazione varesina è alla sua undecima coppa europea, anzi alla sua undecima finale europea consecutiva, ha vinto 5 coppe dei campioni nel frattempo, 3 coppe intercontinentali, mentre la Gabetti, la squadra di Cantù, viene dall'aver vinto 7 coppe negli ultimi 7 anni, primato assoluto mondiale per qualsiasi altra città. Martorati, sempre a zona la Emerson, Martorati dalla distanza, ha trovato il bersaglio fortunatamente Martorati, autore di 10 punti, 10 punti lui e 14 Riva, sono loro i grimaldelli della difesa avversaria, fallo di Martorati nel tentativo di rubare il pallone a Meneghin. Secondo fallo di Martorati, la Gabetti adesso si trova a 5 punti di ritardo. Morse, Sils, è tornato in campo Ossola che vedete in palleggio. Meneghin per Sils, riceve sotto misura, ha segnato, molto bella questa azione sul velo a fondo campo, si è liberato Sils, servito da Meneghin. Nuovamente 7 punti di vantaggio per la formazione varesina, ha rubato il pallone Sils, su errore di Tombolato. Ecco il pallone per Mottini, canestro e fallo in 20 secondi ha la Emerson portato a 11 punti di vantaggio, 16 punti Mottini, giocatore che l'anno scorso aveva militato nella Manner di Novara e che quest'anno la Emerson si è trovato su un piatto d'argento, pronto per le grandi competizioni di campionato e le grandi competizioni internazionali. Ecco qua che ha rubato adesso il pallone Martorati sul punteggio di 57-48. Sono 9 punti di vantaggio per la Emerson che ha respinto il primo tentativo di rimonta della Gabetti. Ancora schierata a zona la formazione varesina. La buca, Martorati dalla distanza, freddo, glaciale. Martorati
tenta il tiro, lo trova, tre canestri consecutivi per lui, due nel secondo tempo, uno nel primo. Porta il pallone Meneghin, encomiabile nel lavoro di aiuto per i suoi portatori di palla. Ancora Meneghin, Ossola, al quale viene lasciato spazio. Morse, poi Mottini, non ha paura Mottini. Prende il rimbalzo Smith, apre subito su Marzorati, c'è possibilità di contropiede. La conclusione proprio di Marzorati, che tuttavia mi sembra perde il pallone. Gli arbitri ritengono per un suo errore. La panchina Gavetti chiede viceversa l'intervento, chiede in vano l'intervento difensivo della Emerson. Sils a centro area. Fallo di Smith. Fallo di Smith. C'è naturalmente battaglia senza esclusione di colpi, ma sono falli tecnici fino a questo momento, nessuna cattiveria tra le due formazioni che sono state rivali in campionato. In teoria potrebbero ancora esserlo nei playoff dello scudetto. Ecco Morse per Meneghin, ha rubato il pallone Flowers. Flowers ha deviato per Marzorati, ha impedito a Meneghin di ricevere il pallone di Morse. Tombolato per Marzorati, ancora dalla grande distanza, gioco fermo. Questa volta è in fallo la difesa della Emerson, terzo fallo di Meneghin. Eccolo l'arbitro Arabajan vicino a Ossola e Mottini numero 8. Sullo sfondo la panchina Emerson, che conduce la gara con 7 punti di vantaggio quando sono all'incirca stati giocati 7 minuti, da un calcolo completamente ufficioso. Si è già ripreso il gioco. Smith ha subito un fallo, lo ha commesso Carraria, che ha avvicendato Meneghin. Carraria anche nel primo tempo probabilmente ubbidendo ad una specie di parola d'ordine, non è andato troppo leggero negli interventi. Si riprende con una rimessa laterale per la Gavetti, poi sentiremo ancora Peterson per queste ultime battute, se hanno suggerito qualcosa ai tecnici. È tornato in campo Gergati, Riva continua a segnare dalla distanza, eccezionale, 16 punti Riva, 2 su 3 per lui nella ripresa, con una bellissima percentuale anche nel primo tempo, 3 soli errori con 6 conclusioni efficaci. Adesso ci sono 5 punti di vantaggio, ma Mottini è sotto misura, ha rubato palla a Gergati, contropiede della Gavetti. È proprio Smith che va a segnare da sotto. Adesso la Gavetti si è portata a 3 lunghezze, 57 a 54. Viene incitata a gran voce la difesa della Gavetti, ma attenzione perché gli arbitri intervengono ad invitare più moderazione dalle rispettive panchine. Ma c'è bolgia sul terreno, è difficile per gli allenatori farsi udire in questo frastuono. Ecco che si riprende a giocare, 57 Emerson in attacco, 54 Gavetti in difesa. Morse, Morse al tiro, ottimo rimbalzo difensivo di Flowers. Marzorati, Marzorati si vede deviare il pallone da Ossola, il pallone era indirizzato a Smith. Cosa c'è da dire Peterson? Gavetti sta facendo una bella rimonta qui, però c'è una differenza fra rimontare e sorpassare. Loro devono ancora aggiungere la Gavetti e la Emerson e fare anche il sorpasso. In attacco ancora la Gavetti, Gergati, Marzorati dalla grande distanza, gioco fermo, fallo di Riva sul rimbalzo di attacco, si è evidentemente appoggiato. Possiamo rivedere anche al replay, dato che il gioco è fermo, l'azione precedente, il tiro di Marzorati, il rimbalzo d'attacco di Riva, se c'è il replay potrebbe essere interessante vederlo. Ecco la rimessa già effettuata, è meglio restare sull'azione dal vivo, ma ecco il replay, il tiro, vedete che il pallone dà l'impressione di entrare, poi si è appoggiato Riva sul tentativo di conquistare il battuto. Siamo tornati in telecronaca diretta, vediamo l'intervento dell'arbitro Fernandez, l'arbitro Fernandez che convalida un canestro della Emerson, mi sembra, su un'azione piuttosto discussa, 59 a 54, un'azione che non si è capita assolutamente molto bene, la rimessa dal, ma vediamo, c'è viceversa una rimessa laterale, quindi canestro valido e fallo fischiato in zona di attacco a un giocatore della Emerson. Questa è la decisione degli arbitri, da quanto si può comprendere
dalla rimessa laterale, ma il gioco è fermo, c'è molta concitazione sul terreno. Vedete che dal tavolo della giuria si continua nei gesti di insofferenza. È difficile francamente udire qualcosa, qui si gioca in un frastuono indescrivibile. Ecco che gli arbitri si consultano, uno è bulgaro, l'altro spagnolo. Non c'è nessun fallo. No, potrebbe esserci ugualmente, comunque rimessa da fondo già effettuata, non si è capito la decisione francamente. Ha subito un fallo Gergati, lo ha commesso Morse. 5 punti adesso di vantaggio per i varesini, che hanno ben reagito al tentativo di rimonta della Gabetti, che si era portata a 3 soli punti di ritardo. Ancora in attacco la Gabetti, sempre a zona la formazione varesina. Ecco Riva, l'entrata è di Flowers, a bersaglio Flowers, 59-56, ci sono 8 punti per Flowers, ha segnato da circa la posizione della lunetta, ancora 3 punti di ritardo, ma la formazione che è in testa è in attacco. Morse, dalla distanza Morse, vedete che Morse è la solita mitragliatrice, anche questa sera, domenica in campionato, ha segnato 50 punti, è lui che quando la squadra è in difficoltà trova il modo di togliere ogni castagna dal fuoco, segnando anche dalla distanza. Ha perso palla Smith, 5 punti di vantaggio per la Emerson, in possesso di palla, commette troppi errori la Gabetti in zona di attacco, troppe palle perdute, a centro area, semigancio corto di Meneghin, ma prende il pallone Smith, anzi Fils, l'apertura del contrapiede, basket concitato ad alta velocità, dalla grande distanza va al tiro Riva, che ora forse esagera un po' nelle conclusioni, troppo affrettate in queste due ultime circostanze che hanno visto il tiro conclusivo proprio del bravissimo Antonello, il giovane ragazzo della squadra di Cantù. 61-56, fallo di Riva in difesa, commesso sullo spostamento di Meneghin, è il secondo fallo di Riva, rimessa laterale in zona di attacco per la Emerson, giocati all'incirca 10 minuti, ma è difficile orizzontarsi bene perché si va un po' a naso, non ci sono le segnalazioni ufficiali. Morse sotto canestro, Morse non sbaglia, si può già anticipare la conclusione, molto bravo nel farsi spazio, 7 punti di vantaggio, è stato Morse che ha ricacciato indietro la Gabetti che si era fatta minacciosa. Ecco Smith, la sua conclusione è stata fallosamente fermata, fallo di Ossola, Smith dovrebbe avere la possibilità di effettuare 2 tiri liberi col beneficio del tempo. Gabetti si è vista ricacciare indietro perentoriamente dalla Emerson e in particolare per la Emerson da Morse. 9 minuti di gioco, annuncia lo speaker del Palazzo dello Sport di Milano, Palazzo dello Sport che è il più grande impianto per il basket che ci sia in Italia, ma purtroppo la grande partita di domenica Ventura non potrà disputarsi in questo impianto, e quindi non meno di 7.000 persone saranno costrette a rinunciare alla partita. Ancora Smith, Wayne Smith sulla linea di tiro libero, sbaglia 2 tiri liberi consecutivi. La Gabetti non ha avuto questa sera un apporto efficace dai suoi 2 stranieri, a differenza viceversa di quello che è accaduto alla Emerson. Smith è autore di 9 punti, il suo compagno Flowers appena di 8. Per contro ci sono 18 punti di Sills e 18 di Morse nella Emerson. Ed ecco ancora Sills, 20 punti per lui, riporta a 9 le lunghezze di vantaggio della squadra varesina, ha replicato Smith, 65-57. Smith 11 punti. Siamo a metà del secondo tempo. Mottini, anch'egli molto efficace questa sera. Mottini e Riva sono le due belle realtà italiane di questa finale di Coppa dei Campioni. Fallo subito da Flowers,
ma forse il fallo è stato commesso prima che Flowers andasse al tiro. Ancora un cambio, c'è Bariviera che questa sera indossa un inconsueto numero 10, il 10 in maglia bianca, e viceversa Ossola, è tornato sul terreno il numero 14 Cararia in maglia bianca. C'è Bariviera in campo in effetti. Rimessa laterale, semplice rimessa laterale per la Gabetti. È ancora vincente la zona anche in questa partita, sebbene non sia di campionato, non viene smentita la regola aurea della competizione italiana. Dalla grande distanza ancora Martorati, e bisogna dire che la Gabetti ha trovato questa sera un Martorati delle grandi occasioni. 14 punti per lui, 16 per Riva, 30 punti da fuori, non sono pochi, ma non sono fino a questo momento sufficienti per rovesciare l'andamento della gara. La Gabetti è comunque a 6 lunghezze, ma c'è in attacco la Emerson, che controlla ancora il pallone per una decisione contrastata dell'arbitro italiano, ora inquadrato Fernandez. Si consultano peraltro. Arabazan interviene, impone contro il regolamento l'autorità del suo nome e del suo ruolo di primo arbitro. Si sarebbe dovuto riprendere con un salto a due, viceversa il pallone è stato assegnato alla Gabetti. Era giusto così, ma l'arbitro Fernandez aveva sancito la rimessa per la Emerson. Smith, Riva, Flowers, corto, poi ancora Flowers che va a tirare, sbaglia, al secondo rimbalzo rettifica in canestro, è il primo rimbalzo vincente in attacco della Gabetti, 67 a 63, 10 punti per Flowers. Ossola, Mottini, Sils, Bors, Cararia, il quintetto in campo della Emerson in vantaggio per 4 lunghezze a 11 minuti. Sils per Mottini, bravissimo Sils, non meno bravo Mottini allo sbarcamento. Vedete che la Emerson ha sempre replicato in ogni circostanza, ogni qualvolta la Gabetti si è fatta pericolosa. Riva, poi il Martorati, tirar da fuori è naturalmente più difficile, le percentuali sono inferiori. Vedete che adesso ha sbagliato Riva, ma poi sul rimbalzo d'attacco aveva conquistato il pallone Smith, la rimessa laterale è da segnare alla Gabetti. Ancora su questo cambio un parere di Peterson. La prima piega della partita è stato il quarto fallo di Menegin, poi anche Seals e Flowers, i due americani delle due parti, hanno 3 falli a testa. Comunque dovesse perdere la Varese, Menegin sarebbe un bel colpo per loro. È entrato in campo Cattini, lo vedete inquadrato dal regista Le Donne in primo piano in questo momento. Ha avvicendato Riva, piuttosto stanco. Ecco che Martorati sistema la retina che si era attorcigliata sugli anelli di sostegno del canestro. Ecco Martorati sostenuto dai suoi avversari Morse e Sils. Si riprende con un applauso per questa cavalleresca azione di intervento. Ma ci sono sempre 6 punti di vantaggio per la formazione ora in difesa. Martorati, non esita Martorati a tirare, ma ripeto, dalla distanza la legge delle percentuali non consente illusioni. Da fuori quando va bene si fa il 50%, da sotto si fa il 70%. Ecco Sils che lo dimostra. Sils ha segnato nuovamente 8 punti di vantaggio per la Emerson. 71 a 63. La Emerson ha certamente fino a questo momento segnato col suo marchio la partita. E se pensiamo che Sils significa sigillo, non vale questo canestro. Significa sigillo, bisogna dire che sull'incontro c'è proprio il sigillo del bravissimo campione di colore della formazione varesina. 71 a 63, 13 minuti del secondo tempo. La partita non può dirsi chiusa perché il basket è aperto sempre a ogni capovolgimento, ma bisogna anche sottolineare che la Emerson ha dimostrato fino a questo momento di saper sempre replicare molto bene alle iniziative di rimonta della Gabetti. Come prima diceva Peterson, un conto è rimontare, un conto è sorpassare. Ancora colto in fallo questa volta Flowers, che non è stato risparmiato dagli arbitri.
E il quarto fallo di Flowers è una svolta notevole nell'andamento della gara. Ecco sullo sfondo Mottini, vicino a lui Arabagian, marcato da Cattini numero 6, ha il pressing la Gavetti. Ancora un pallone che termina al di là della linea laterale, ancora una rimessa da effettuare per conto della Emerson, che ha 8 punti di vantaggio e c'ha Sills sotto misura, perde la palla Morse. Morse ha subito, anzi ha commesso un fallo, Morse ha commesso un fallo su Cattini, forse sorpreso egli stesso per uno dei pochissimi errori che gli capita di commettere, ha poi successivamente effettuato un intervento palloso su Cattini. Va in campo tombolato al posto di Flowers, gravato di 4 falli. Flowers numero 8 in panchina, tombolato numero 9 in campo in maglia rossa. Ma è difficile penetrare nel muro difensivo della zona della Emerson. Prova Martorati, tenta il tiro, viene beffato dalla conclusione, recupera la palla Cattini. Ma bisogna riprendere nuovamente il tiro e alla fine il rimbalzo difensivo della Emerson alla meglio, non si batte la zona, almeno in Italia la zona 7 volte su 10, alla meglio, come dicono le statistiche, non io certamente. Sils per Ossola, Morse, ancora 8 punti di vantaggio per la Emerson, Morse sotto misura. Ha preso il rimbalzo Martorati sull'errore di Morse, che nella ripresa non è stato così efficace come nel primo tempo. Cattini dalla grande distanza, va bersaglio Cattini, 71 a 75, primi due punti per lui, ma non si può dire che la Gavetti non abbia trovato efficaci tiratori da fuori. I tiratori frontali sono stati molto buoni, 32 punti. Mottini per Cararia, forse aveva urtato Mottini. In ogni modo ecco la conclusione di Morse, che ha subito uno stop da parte di Smith, poi va a segnare in contropiede Martorati. Vedete che continuano a ripetersi queste reazioni encomiabili da parte della formazione di Cantù, tornata a 4 sole lunghezze, 71 a 67. Gioco fermo, non buono questo canestro. Fallo in attacco per blocco irregolare di Mottini. Mottini con questa sua azione ha impedito a Sills, che aveva mandato il pallone in canestro, di scrivere due punti a referto e si è visto togliere il pallone. Sette falli Gavetti, non ho la possibilità di darvi il tempo perché non c'è la segnalazione, non si ode assolutamente nulla. Ecco comunque il quadro del punteggio che avete veduto, 71 a 67 in attacco la Gavetti. Dalla distanza Smith, tiro sbagliato, pallone avventuroso, termina al di là della linea laterale il rimbalzo difensivo della Emerson, ma è assegnata alla Emerson giustamente la rimessa perché il pallone era terminato direttamente al di là della linea di fondo sul tiro di Smith. Morse, eccolo ancora per la terza volta ricacciare indietro il tentativo di rimonta della formazione avversaria. Morse è l'uomo che condiziona in tutti i sensi e come sempre la squadra della Emerson. E poi ha preso questo rimbalzo, ha aperto immediatamente, ha costretto al fallo Cattini sull'errore di Smith. E Morse, una volta di più, l'uomo partita fino a questo momento della Emerson. Qualche dato individuale, ci sono fino a questo momento 2 punti Cattini, 11 Smith, 10 Flowers, 4 Topolato, 16 Riva, 16 Martorati, 2 Gergati, 6 Baribiera per la Gavetti, 3 Colombo, 20 per Mottini, 20 per Morse, 4 Meneghin, 22 Sills per la Emerson. Ancora in attacco con Sills, che non può controllare un pallone perché è deviato sul fondo dalla difesa Gavetti. Ancora in controllo di palla la formazione varesina in vantaggio per 6 punti. L'esito di questa azione sarà forse determinante sull'andamento della gara. E Morse, sempre lui, è Morse che si incarica di scrivere i due punti che riportano con 8 lunghette di vantaggio la squadra di Varese. Morse grandissimo giocatore, forse un tantino troppo lento, ma un pizzico per giocare tra i professionisti, comunque non inferiore a nessuno al mondo per il tiro. Ha preso la palla Bariviera, è già chiuso dalla difesa della
Emerson che fa buona guardia, ci sono sempre due uomini sull'attaccante avversario, ancora Peterson per un giudizio. Ma qui dobbiamo dire, Aldo, che due giovani hanno giocato benissimo questa sera. Bottini che ha 20 punti e credo che Riva abbia 16 punti, hanno giocato veramente da veterani questa sera, meritano un applauso. Quindi non ci sono solo gli stranieri, anzi diciamo pure che gli stranieri della Gabetti hanno leggermente deluso, anche se adesso è andato a tirare, quinto fallo di Flowers. Quinto fallo di Flowers, di cui tre in attacco. Flowers non è stato sicuramente graziato dalla interpretazione arbitrale dei direttori di gara. In ogni caso lascia il terreno quando ci sono 8 punti di vantaggio per la Emerson. E adesso le speranze della Gabetti sono appese ad un filo. Indubbiamente la sua massa d'urto qualche volta può essere considerata in fallo dai direttori di gara. Cattini è andato molto bene alla conclusione, non ha avuto fortuna, controlla ancora Martorati, vedete che la Gabetti si è difesa molto bene, si è battuta con buon animo, Cattini non ha avuto paura, ha tirato, ha segnato, 75-67. E ha perso palla la Emerson, attenzione perché c'è la possibilità ancora per la Gabetti di giocare un pallone importante quando c'è un minuto importante chiesto dalla Gabetti. La partita non mi sembra ancora totalmente finita. No, non è finita, però dobbiamo dire che dal decimo del primo tempo che Emerson ha avuto la partita in mano. Questa, la Gabetti ha fatto qualche avvicinamento, però sembra appunto arrivare lì, l'Emerson ha trovato quella salvagente che si chiama Bob Morse e lui ha fatto due punti e qualche bel passaggio da Seals a Bottini sotto canestro anche ha risolto qualche problema per l'Emerson. Molto buona la definizione di Peterson, davvero un grosso salvagente, questo Bob, come lui pronuncia l'americana, io preferisco pronunciare Bob all'italiana perché sono 8 anni che in Italia ha i gusti, le abitudini, i costumi, gli usi di un italiano e questo giocatore non rinnega naturalmente il suo passato ma riconosce di aver imparato molto nel basket e soprattutto di aver imparato molto nella vita dal soggiorno nel nostro paese. Cattini e poi Mottini, ecco un pallone importante per Mottini, molto bella anche questa conclusione, direi che se Bob Morse è il grande salvagente della Emerson sicuramente il risolutore insperato è stato Mottini che ha giocato nella Manner di Novara l'anno scorso, lo ripeto perché è stata un'esperienza molto utile ed è stato questa sera determinante. Tarivera ha riportato nuovamente in corsa la Gabetti, 77-71, 6 punti di ritardo. Mottini 6-7 nel secondo tempo, a centro area Meneghin, per Morse, ecco Bob Morse, questa volta ha sbagliato, rimbalzo di Tombolato, ecco Martorati. Riva, anche lui non ha certamente paura a tirare quando la palla scotta, ancora un tiro di Riva, ancora un suo canestro, direi che Mottini e Riva meritano di essere posti sullo stesso piano tra i protagonisti di questo incontro. 18 punti per Riva, molto bravo questo ragazzo appena diciottenne del 1962, un toro per costituzione fisica, 1,93 m con una grandissima forza fisica. Fallo probabilmente questa volta perdonato, forse Meneghin, fallo di Meneghin in attacco, ha spinto via il difensore. Ma ecco che la Gabetti ha segnato ancora, è solo a 3 lunghezze. Adesso siamo 77-75, si è riaperto l'incontro. 77-75, 2 punti di vantaggio per la Emerson. Sils. Corto, rimbalzo di Tombolato, per Riva, Martorati, non si sa purtroppo quanto manchi, ha rubato la palla proprio Mottini ma il pallone gli termina oltre la linea laterale, era intervenuto d'anticipo sul pallone mandato da Cattini a Martorati, un cambio per Bianchini, cambio rischioso perché questo quintetto funzionava, ecco che esce Cattini, va in campo Gergati. Vediamo quale sarà il quintetto per questo finale di gara appassionante. Dovrebbero mancare 3 minuti scarsi alla fine dell'incontro. Mancano esattamente 2 minuti e 9 secondi. Attenzione, 2 punti di vantaggio per la Emerson. 77-75, la Emerson era inquadrata vicino all'allenatore Rusconi. Ha comandato la gara 77-75, due sospensioni Emerson, una sola Gabetti,
Ma Gabetti ha avuto sicuramente il merito di non darsi mai per vinta, ha effettuato tre rimonte, questa è quella che l'ha portata più vicina alla sua avversaria, mentre ancora vedete che il palatone è gremito in tutti i posti dai quali si vede qualcosa, perché le curve sono realmente vuote ma sono coperte totalmente dalle tribune intallate sul parterre, nelle curve non si vedrebbe nulla. Si è ripreso già a giocare, è un pallone importante. Due minuti, è Cassini dalla grande distanza che va a segnare in faccia, molto bravo anche Cassini. Due minuti al termine, parità, 77 pari. Sils, aiuta Sils, i giocatori di centrocampo della Emerson. Meneghin, va anche Morse in aiuto, su Morse Smith. Gioca d'anticipo Smith, ma tira Morse, ed è Morse ancora monumentale che salva realmente la Emerson in ogni frangente difficile e la conduce nuovamente in testa a 1:30. Cattini, Martorati, sempre a zona, riprova Cattini, strepitoso anche questo ragazzo che ha questa sera la sua giornata di gloria. Cattini, 4-4 nella ripresa, parità, 79 pari, è sotto misura Silsen, fallo, c'è un fallo, è un fallo, vediamo, lo ha commesso Bariviera, Sils ha subito un fallo, rimessa laterale, mancano circa 70 secondi al termine di questa combattutissima partita, per fortuna sono due squadre italiane, se no saremmo qui a soffrire le pene dell'inferno. Situazione di parità, Sils, anche lui è stato davvero grande questa sera, 24 punti al suo attivo. Indubbiamente si può dire che l'Emerson è stata salvata dai suoi stranieri, anche se è stato bravo sicuramente Mottini, mentre nella Gabetti sono stati eccellenti i tiratori dalla distanza, Marzorati, Riva e anche Cattini. È uscito per 5 falli Meneghin alle ultime battute per questo suo fallo su Smith, così mi è parso, sul punteggio di 81-79 alle ultime battute. No, fallo attribuito a Sils, azione completamente dall'altra parte del campo, difficile da saggiare. Ancora Peterson in questo minuto di sospensione. Ma i complimenti alla Gabetti per la rimonta, perché avevano fatto con 5 giocatori italiani in campo, con Flowers fuori, con Falli e Smith in panchina, cioè soprattutto Cattini ha guidato questa rimonta. Ha sbagliato il primo tiro del secondo tempo, poi ha fatto 4-4, è stato lui la chiave nella rimonta. Vedete appunto il quintetto della Gabetti, vedete il pubblico che incita i propri beniamini, il pubblico che è venuto naturalmente in massima misura da Varese, da Cantù, dalle zone della Brianza per questa festa del basket lombardo, per una finale di Coppa Europea che lascerà per il quinto anno consecutivo questo ambitissimo trofeo nel nostro paese. Lo detiene da 4 anni la Gabetti, lo sta difendendo con le unghie dall'attacco della Emerson, abituata alle più prestigiose finali di Coppa dei Campioni. Ecco Bariviera in lunetta per i 2 tiri liberi. Vediamo l'esito di questa azione, ha segnato il primo tiro libero. Purtroppo non si sa quanto manca. Siamo all'incirca 30 secondi dal termine. Bariviera corto, è andato al rimbalzo, ma attenzione perché gli arbitri forse non si sono fatti sorprendere, hanno visto che Bariviera è entrato anzitempo, sì, in realtà così è, Bariviera astutamente aveva mandato un tiro corto, poi si era proiettato per recuperare il pallone, gli arbitri che sono molto esperti, vecchi volponi del parquet, non hanno abboccato, quindi la Emerson controlla il pallone su un fallo di Martorati e sta conducendo in porto una difficile partita. Rimessa laterale per la Emerson quando siamo sul rettilineo d'arrivo, siamo proprio in volata, il 19 di marzo è un giorno che era fatidico per la Sanremo,
e quest'oggi si gioca viceversa un galà del basket, ma c'è un arrivo in volata come quelli che sono consueti nella classicissima del ciclismo di primavera, e c'è il Ossola che è in lunetta per due tiri liberi, quindi 81-80, adesso siamo ancora a punteggio invariato, secondo tiro libero per Ossola, mancano circa 20 secondi al termine, un solo tiro libero per Ossola, 82-80, vediamo che c'è un ultimo pallone per la Gabetti, proprio conclusione al photo finish di questa Coppa delle Coppe, è in difesa perennemente a zona la squadra della Emerson, vedremo chi tirerà, forse è Smith, Cattini, Martorati in entrata, e segna Martorati impazzando, 82 pari, attenzione perché c'è ancora il gioco fermo, mancano pochi secondi, non si riesce a intuire, è finita la partita, ci sono i tempi supplementari, un tempo supplementare di 5 minuti può essere sufficiente come più d'uno fino a che non sarà rotta la parità, 82 pari col canestro conclusivo, mentre il regista Le Donne vi manda il quadro conclusivo dei 40 minuti, 82 pari, dopo veramente una partita entusiasmante con Martorati che ha impattato segnando il suo 20° punto, quarto canestro consecutivo per Martorati che è riuscito a riagganciare la Emerson proprio allo scadere, davvero un finale entusiasmante quando sembrava che la Gabetti fosse spacciata, quando sembrava che con l'uscita di Flowers non avesse più chance, proprio il suo quintetto italiano ha avuto la riscossa e ha portato la formazione canturina ad impattare. Sono presenti, è presente il presidente della Lega, Luciano Vacciari, a lui un giudizio rapidissimo su questa bella festa di basket, mi sembra. Ci sono questi 10.000 spettatori di Milano che stanno vedendo uno spettacolo eccezionale. Le nostre squadre migliori sono qui anche sui campi del campionato, mi sembra che sia tutto qui, insomma, più bello. Una bella pagina del basket italiano. Sì, andare in finale con due squadre italiane non è una novità, fortunatamente. Speriamo che si ripeta, ma comunque quello che stanno facendo i ragazzi stasera è splendido. Grazie al presidente della Lega, ricordiamo che anche la Sinudine a Orsono è raggiunta in finale della Coppa delle Coppe proprio con la Gavetti di Milano, anche in quella circostanza si trattò di una partita tiratissima, la Gavetti la spuntò in volata anche in quella circostanza, e in questa sede si sta disputando in effetti un altro sprint davvero drammatico fra queste due formazioni che sono fra le migliori del nostro campionato. Vedete sullo sfondo la panchina della Gabetti, il professor Klinger in piedi, il presidente Gabetti vicino a lui, gli altri dirigenti, mentre si sta per riprendere il gioco. E Arabagian che ha alzato il pallone, controlla la palla Martorati, prima palla per la Gabetti nel primo tempo supplementare di questa partita che la Emerson pareva avere saldamente in pugno e che la Gabetti ha arraffato con bella determinazione proprio nel finale. Sempre a zona, non cambia la difesa, la formazione varesina tira e segna Smith, primo vantaggio Gabetti dall'inizio si può dire, 84-82. Vedete cosa rischia di pesare quel tiro libero sbagliato da Ossola, non che Ossola abbia grandi responsabilità, ma nell'economia della gara bisogna pur notare questo particolare. Quel tiro libero sbagliato, vi dicevo, da Ossola proprio sul finale dei tempi regolamentari. Rimessa laterale in zona di attacco da effettuare per la Emerson col proprio con Ossola. 84-82 la squadra, ma ecco che si affida a Morse. Ed è Meneghin che ha preso il primo rimbalzo d'attacco e ha trasformato, molto bravo a svettare in alto e a conquistare la palla Meneghin, parità ancora, 84 pari per le due formazioni. E ricomincia la litania dei passaggi perché la Gabetti ha il difficile compito di dover battere il pacchetto difensivo, ci riesce ancora dalla distanza Martorati, davvero tornato alle sue grandi imprese, 20 punti anche per lui, quasi tutti da fuori a parte quell'entrata che abbiamo visto in finale del secondo tempo e quella sottomano in contropiede che avevamo visto in precedenza. Ancora due punti di vantaggio per la squadra che si difende. Meneghin, ha segnato ancora Meneghin, è il duello Martorati-Meneghin, i due più forti giocatori espressi dalla scuola italiana nell'ultimo decennio.
siamo nuovamente in parità. E certamente sbagliare in queste circostanze è tremendo. Ha provato il tiro Cattini, lo ha forzato leggermente e c'è subito il contropiede, ma recupera Smith con un balzo davvero felino. Quindi la gavetta è nuovamente in attacco, proprio Smith dalla grande distanza si vede beffare da un pallone che dà l'impressione di entrare a canestro e poi viceversa, dopo aver girato sul ferro, esce. Vedete che non mancano le emozioni, naturalmente i presenti avranno le coronarie a rosso. Ecco Meneghin che cerca l'entrata ed è lo sfondamento di Meneghin. Meneghin ha cercato l'entrata, ha pintato l'entrata sulla destra, quinto fallo di Meneghin, poi ha urtato, mi sembra tombolato, e ha commesso fallo. È l'arbitro Fernandez che ne sancisce la espulsione. Questo è il tavolo della giuria, l'allenatore Rusconi che manderà sul terreno probabilmente. Adesso vediamo chi manderà in campo, forse Gualco. Comunque Sils e Meneghin sono fuori, ecco infatti è Gualco che va in campo col numero 6, Gualco che era titolare ma che è stato scalzato in questa sua posizione di prestigio dal compagno Mottini nelle due ultime partite di Coppa e anche in quella ultima di campionato. La situazione è sempre di parità, 86 pari, peccato che non si sappia il tempo, e non sapere il tempo in una partita di basket è molto grave. Bariviera ha perso il pallone, non si è aspettato il passaggio immediato di Martorati. Quindi la Emerson nuovamente in attacco, Gualco, Morse, ecco Morse, corto il tiro di Morse, poi riprende il pallone Morse. Distrazione del pacchetto difensivo della Gavetti che avrebbe dovuto controllare il rimbalzo, quindi la Emerson nuovamente in attacco. De Martorati che forse avrebbe raggiunto il pallone se Morse non gli avesse fatto una interferenza al limite del regolamento. Rimessa laterale ancora per la Emerson, nuovo attacco della Emerson, punteggio sempre in parità. Ancora Morse, stoppato da Smith, Smith controlla il pallone, è Gualco che rifugia in palla trattenuta, niente, è Smith che con un guizzo ha servito i compagni. 86 pari, Morse indubbiamente ha faticato, ha sbagliato un pochino verso il finale. Vedete che i protagonisti della gara continuano adesso a fare qualche errore di troppo, ha perso palla Smith, indubbiamente pressato da vicino dalla difesa asfissiante della Emerson. È in pressing la Gavetti, sempre 86 pari. Manca un minuto e 30 mi sembra, all'incirca. 1 e 20, Morse ancora, e questa volta è Morse ad essere beffato dal pallone che ha carambolato su un anello prima di uscire. Prova Martorati, lotta sui rimbalzi, adesso ci sono delle conclusioni sbagliate da entrambe le parti, poi c'è un fallo fischiato forse a Smith. È il quarto fallo di Smith, il punteggio è inchiodato da un po' di tempo sull'86 pari. Non hanno sbagliato niente all'inizio del tempo supplementare le due formazioni, hanno sbagliato troppo in queste ultime battute, sono stanchi i protagonisti. 86 pari e si riprende, ma adesso ci sono due tiri liberi per Carraria in lunetta per due tiri liberi, vantaggio Emerson, un punto per la Emerson. Un minuto al termine, le conclusioni sbagliate sono state parecchie da entrambe le parti. Due punti per Carraria molto importanti, due punti di vantaggio per la Emerson. La Gavetti è costretta a segnare, altrimenti la Emerson ha conquistato la Coppa delle Coppe. Gergati in entrata ed è Gergati che perde palla. Gergati perde palla, invece di concludere per la paura del tiro ha voluto servire tombolato quando era ormai giunto a 3 metri dal canestro. È inutile evitare il tiro a quelle circostanze perché si rischia l'infrazione, ed è un canestro di Gualco ed è la vittoria probabilmente per la Emerson. La Emerson probabilmente ha conquistato la Coppa delle Coppe. Va al tiro Cattini, non lo trova, in effetti commette
sfondamento, si è disunita la formazione canturina proprio in vista del traguardo. La Emerson ha il pregio di aver replicato, di non essersi mai data per vinta quando si è trovata in svantaggio. Può capitare quando ci si trova saldamente in testa, poi si è scavalcati, ed è in questa circostanza che la Emerson, queste ultime battute, ha conquistato virtualmente, ormai si può dire, la Coppa delle Coppe. Sono le ultime battute, se il mio conteggio totalmente ufficioso è esatto, c'è ancora un minuto di sospensione e ancora un giudizio di Peterson. Ma questa, Aldo, due cose: una, che la Gabetti ha fatto la sua remonta e molto di questo gioco con un quintetto bassissimo, cioè con gente piccola, veloce e buoni tiratori come Mottini, cioè come Cattini, Marzorati, Gergati, quella gente lì. L'altra cosa è che questa qui è stata una grandissima, grandissima partita da pallacanestro. Un giudizio di Peterson molto importante, qualche errore forse sul finale, ma indubbiamente il livello tecnico dell'incontro è stato molto alto, non meno del suo tono agonistico e, lasciatemi dire, anche degli aspetti drammatici che questo continuo rovesciamento di fronte e questa altalena di punteggio ha fornito alla gara. Sono le ultime battute, vedete che la Gabetti cerca il tutto per tutto, va al marcamento aggressivo, cerca di rubare la palla, ma la Emerson è esperta, è Ossola che lavora il pallone, lo controlla per i compagni ed è la fine dell'incontro. Cararia non si accorge, il gioco però è stato fermato, non è finita ancora la partita, mi sembra che non sia finita la partita, ma bisogna dire che sono comunque le ultimissime battute, non si odia assolutamente niente, si gioca in un frastuono d'inferno, ci sono 4 punti di vantaggio per la Emerson, saldamente in vantaggio, c'è anche 2 tiri liberi da effettuare, il quinto fallo di Smith che nel tentativo di intercettare il pallone ha commesso fallo, non ha sbagliato la Emerson a chiedere nel lontano ottobre scorso l'organizzazione di questo incontro che si sarebbe dovuto svolgere a Varese, ove la Emerson non fosse stata di scena, viceversa si è svolto a Milano in campo neutro, peraltro per entrambe le formazioni che distano più o meno la stessa distanza di chilometri dal capoluogo lombardo. La Emerson ha vinto, quindi torna a laurearsi con un alloro continentale dopo le molte coppe d'Europa che ha conquistato. Ricordiamo che la Emerson ha fatto 10 finali europee consecutive, per il primo anno nel 1980 non è in finale di Coppa dei Campioni, la finale se l'ha disputata a Berlino tra Real Madrid e Maccabi di Tel Aviv, ma si è in un certo qual senso riscattata conquistando questo non meno prestigioso trofeo. Rimbalzo di Riva, c'è ancora un pallone per Cattini, 15 secondi, va il tiro Riva e poi è ancora la zona difensiva, la zona non si batte, è ancora una partita vinta dalla zona, la zona apre il contropiede, lascia la possibilità di conquistare i rimbalzi, la zona ha vinto anche questa partita, la zona difesa del giorno. Ultimo tiro, non tentato neanche, ma è Mottini che va a segnare. Vediamo se il canestro è convalidato o meno nel tentativo di conquistare la palla. È ovvio che una squadra si disunisca e perda l'equilibrio difensivo. La Gabetti non va giudicata per queste ultime battute, va giudicata per quello che ha fatto in precedenza. È stata degna dei vincitori, i quali peraltro con pieno merito hanno confermato il loro ottimo momento e hanno detronizzato la Gabetti, la squadra di Cantù, dalla Coppa delle Coppe, dal trono continentale. Aspetto la conclusione dell'incontro per cedere la linea allo studio di Roma, vediamo la conclusione di questi due ultimi tiri liberi, e Mottini che va ad effettuarli, Mottini che è stato uno dei grandi protagonisti con 22 punti all'attivo, un solo errore nel secondo tempo, nei tiri su azione, punteggio fino a questo momento di 90-86 per la Emerson, sono ancora invariati i punteggi della partita, ancora Cattini può forse tirare e segnare, 90-88 per un canestro, la Emerson ha strappato alla Gabetti di Cantù la Coppa delle Coppe. Mentre vediamo il tripudio della squadra vincente, noi ci congediamo da voi gentili telespettatori augurando a tutti una buona sera.